Ciao ragazzi, allora questo è un video un po' diverso. Ho deciso di fare questo video completamente senza trucco perché questa mattina io ho registrato un video riguardante la differenza tra due mascara Iver Rocher. L'ho pubblicato, ovviamente ero senza trucco, avevo una semplice base di fondotinta e una leggerissima passata di mascara e c'è stato un commento a questo video di una signorina che non faccio neanche il nome, andate a vedere il video, poi magari commentate anche voi sotto, e, che mi ha detto: ma sei così brutta in pratica, ma chiudi quel canale di merda, ecco. Quindi, in risposta a gente che mi scrive una roba del genere, io sinceramente non so, sono senza parole. Quindi, ragazzi, adesso state attenti a quello che scrivete nei commenti, perché a me personalmente non me ne frega niente di essere bella, di essere brutta. Ho fatto semplicemente un video per dimostrare come risultavano i due mascara sui miei occhi, però sinceramente commenti del genere che vanno a toccare anche la sensibilità mia mi danno parecchio fastidio. Quindi, sentirmi scrivere, vedermi scrivere, sei brutta, chiudi quel canale di me. Cioè, è davvero brutto, ecco. Quindi vi chiedo la cortesia di evitare commenti così inutili. Finora tutte le persone che mi hanno seguito, che si sono iscritte al mio canale, non hanno mai scritto cose brutte su di me. Però, insomma, mettetevi nei miei panni, mi ritrovo un commento del genere e ci resto male. Non che io pensi di essere brutta, perché a me piaccio sinceramente, però ecco, io a questa persona ho deciso che gli farò una bella denuncia, non solo su YouTube, ma vado fino in fondo perché è ora di finirla con commenti così, così brutti. E davvero, io non so, quando ho letto questo commento ci sono rimasta perché per quanto appunto io non ci faccia poi così tanto caso, comunque è una cosa che ti resta impressa, perché io faccio i video per pubblicizzare i prodotti che vendo io di Iver Rocher, mi piace farli perché ho soddisfazione anche da parte vostra. Vi ringrazio tantissimo per tutte le cose che mi scrivete, i complimenti, i commenti belli che mi avete sempre scritto. Vi ringrazio tantissimo per il vostro appoggio, però insomma, sinceramente, vedere un feedback così mi fa molta rabbia. Ecco, detto questo, chiudo qui il discorso e basta. Vi do la buonanotte, anzi la buona serata perché sono le 21:08 e quindi un bacio, ciao e ancora grazie per tutto l'appoggio che mi avete sempre dato. Ciao, ciao, ciao.